invochiamo che Maria continui a essere con noi nella nostra storia, nei nostri avventi, che non sono poi così diversi da quelli del 1917. Non sono così diversi i tempi. E quindi non meno abbiamo bisogno di Maria con noi, di Maria che agisce in mezzo a noi. Accogliendo oggi la statua di Fatima, invochiamo che Maria continui ad essere con noi nella nostra storia, nei nostri eventi. Lo ha ribadito Monsignor Alberto Tanasini nel corso dell'omelia pronunciata durante la celebrazione eucaristica a Rapallo, prima tappa del viaggio di Maria Pellegrina di Fatima nella diocesi di Chiavari. A 100 anni dall'apparizione ai 3 pastorelli, anche noi abbiamo bisogno di Maria che agisce in mezzo a noi, ha spiegato il Vescovo. Tanti i doni che la Madonna di Fatima ha lasciato all'umanità, tra questi proprio prima di apparire ai 3 pastorelli, la Madonna ha scelto 2 segni in particolare per preparare la sua venuta. Ha inviato un angelo che ha chiesto prima di aprire il cuore all'amore che perdona e riconoscere la presenza di Dio nel mondo e poi, in un secondo tempo, ha donato loro l'Eucaristia. Questo ricorda a noi che l'Eucaristia è il centro della vita cristiana. Senza di questa non possiamo vivere da cristiani e non possiamo ricevere i grandi doni di Dio. Dice anche a noi, l'Eucaristia è il centro della nostra vita cristiana. Senza aderire all'Eucaristia non possiamo vivere da cristiani, non possiamo ricevere i grandi doni di Dio. Senza avvicinarci all'Eucaristia non si nutre il nostro cuore di Dio. Un invito, quello di ritornare al cuore della fede cristiana, rivolto a tutti. Difficile onorare Maria se non decidiamo nel nostro cuore di ritornare decisamente all'Eucaristia, ha ribadito ancora una volta Monsignor Tanasini. Ci fa pensare, ci fa riflettere. E quindi possiamo fare davvero festa. Essere entusiasti. Vivere questo momento con tutta la nostra sensibilità, con tutta la nostra fortezza del cuore, con tutto l'entusiasmo, possiamo farlo se così vogliamo incontrare Maria.